In occasione dell'estate rafaladese 2011, l'Associazione Culturale Trinacria, da te presieduta, organizza il primo torneo di calcio balilla umano. Di cosa si tratta e come si svolgerà? Sì, si tratta praticamente di un calcio a balilla umano, è molto simile a quello con le stecche, con la struttura piccola, però noi abbiamo fatto una struttura grande dove ci sono le aste, invece di esserci i giocatori quelli finti, diciamo ci siamo noi come giocatori, attaccati alle aste che ci muoviamo a destra e a sinistra. E cerchiamo di far gol e vincere la partita. Diciamo che sta funzionando bene, ci sono già circa 20 squadre, sono miste, ci sono squadre maschili, squadre femminili, squadre miste fatte composte da maschi e femmine. È una cosa molto bella, ai ragazzi piace e diciamo che anche a noi piace. Si partirà il 22 agosto, ma com'è nata questa iniziativa? Come mai avete pensato a questa particolare forma di calcio balilla? Ma è nata, diciamo, su internet prima, poi insieme ai miei soci abbiamo visto le immagini dei video che hanno fatto su internet e abbiamo un pochettino studiata meglio e abbiamo deciso di fare questo, se state a Raffadali. È una cosa nuova per noi a Raffadali.